tutti buonasera, per Canne Calcio siamo in diretta da Bernareggio per l'intervista del post partita Bernareggio contro Agrate. Il punteggio finale ha visto vincere la squadra di casa col punteggio di 70-50, siamo con coach Cardani della Lissone Terni Bernareggio. È stata una partita abbastanza amministrata, nel senso avete gestito bene tutto il vantaggio e poi l'avete portato fino alla fine, essere riuscito a ruotare tutti gli uomini, una partita semplice. Sì, in realtà il punteggio dice che è stata molto semplice, in realtà nel primo tempo così non è stato, anche perché venendo da una partita giocata 48 ore fa, anzi 72 ore fa, non è stato facile. E l'altra cosa che ho apprezzato molto è stato il solito, forse ancora meglio del solito, approccio dal rientro dagli spogliatoi della squadra in cui abbiamo fatto passare i calcio. Partita dopo partita anche i giovani stanno prendendo un po' per mano questa squadra. All'inizio forse avevate fatto fatica sotto questo aspetto, adesso nelle ultime partite diciamo l'apporto si fa sempre più consistente. Certo, sì, ragazzi, sta crescendo, è chiaro che quello che devono essere bravi a fare ancora è essere ancora più umili, perché spesso le facce, gli atteggiamenti non sono quelli di ragazzi che comunque giocano un campionato senior in cui diciamo tutto è difficile, semplicemente perché giocano con giocatori contro giocatori più esperti. Infatti quando abbiamo dentro solo i ragazzi, come è successo l'ultimo quarto, il rendimento ancora non è quello che ci aspettiamo. Insieme ai giocatori senior sono sicuramente migliorati. Ecco, nell'ultimo quarto è tenuto per buona parte dei minuti praticamente tutta la squadra under 20, che avrà una partita decisiva poi in settimana a Lissone. Sì, sì, speriamo che la qualità del gioco espresso con martedì non sarà quello che abbiamo espresso l'ultimo quarto. È chiaro che tutto serve a loro per la loro crescita, speriamo che anche questi 10 minuti non sicuramente positivi possano servire. Ringraziamo coach Cardani, bocca al lupo per la settimana. Siamo con il coach Decio dei Canaris di Agrate. Coach, eravate partiti bene riuscendo ad arginare bene Bernareggio, dopo nel secondo quarto avete avuto quel break di 8-10 punti dove avete subito due palle perse qua nella vostra area con il vostro possesso e quel tiro da tre di Giulio Maria che ha un po' diciamo determinato lì la partita. Poi avete sempre provato a rincorrere ma non vi siete mai riusciti. Sì, no, abbiamo abbassato un attimino l'attenzione e abbiamo seguito fino a quel momento piena partita, secondo me anche abbastanza bene, per certi versi abbiamo fatto delle scelte di un certo tipo, cercando di togliere il ritmo a Bernareggio, cercando di fare cambiando su certe situazioni, vabbè, perché secondo me abbiamo fatto delle buone scelte. Non so, abbiamo avuto un calo di tensione, cosa che a volte ci capita, e sono stati molto bravi a accapararlo. Il problema grosso è che secondo me abbiamo fatto molto bene i primi due quarti in generale, sbagliando però molti tiri liberi, spiazzati aperti, cioè molto aperti. Abbiamo partito a creare delle situazioni di tiro aperto, piazzato, abbiamo tirato delle percentuali pessime, ma è pazienza. Cioè, nel senso, secondo me era giusto e abbiamo comunque fatto bene. E poi ci siamo persi, abbiamo perso quando la matassa, loro hanno un po' l'hanno messa su dal punto di vista fisico, noi fisicamente battiamo un po' con tutti, perché comunque siamo abbastanza leggeri, cioè facciamo un po' fatica un po' con tutti, loro fisicamente invece hanno dato una bella stretta e abbiamo pagato poi sicuramente. Bernareggio è una squadra forse la tra le più fisiche del girone, e al di là di questo cosa si poteva fare magari di più negli ultimi due quarti? Ma loro sono andati anche vicino a più 28, 27, 28, adesso non mi ricordo, cioè secondo me loro quando si sono abbassati paradossalmente sono diventati veramente pericolosi, abbassati significa un po' di Giulio Maria, perché ha fatto delle cose diciamo al limite per quanto mi riguarda e anche loro si sono accorti di questa cosa. Da quando hanno tolto loro secondo me sono una squadra anche molto pericolosa,
cioè difensivamente sono, non hanno punti deboli, si fa fatica, noi abbiamo fatto fatica offensivamente, cioè veramente molta fatica offensivamente, sono stati bravi, cambiando ovviamente sui blocchi, possono fare questo senza disciplinaria, cioè per cui è abbastanza dentro molto pericoloso. Personalmente non abbiamo giocato la nostra migliore, però. Ringraziamo Coach Decio, buon proseguimento di campionato. Da Bernareggio è tutto, ricordo il punteggio finale, lì sono interni Bernareggio 70, Canaris Nagrate 50.